adesso le partite con la vittoria che serve ad ogni costo devono uscire belle per forza. Se poi ci metti che da una parte servirà affrontare i playoff nella posizione possibile migliore e dall'altra si può ancora sognare in grande, Entella Carrarese può essere stellare. Buon pomeriggio dal comunale di Chiavari, da Stefano Sommariva, benvenuti su Eleven Sports per Virtus Entella Carrarese, ultima giornata della regular season della Serie C del girone A. Andiamo a vedere ancora Caturano che lamenta un tocco con i bracci di Carissoni, non secondo l'arbitro. Paolucci, buono il break, Eramo, l'apertura per Iocolano che fa col destro e la grande risposta di Mazzini che poi forse salva anche il calcio d'angolo. Infatti è la chiusura di Pellizzer, Crialese deve arrivare prima di Rosaia, in qualche modo lo fa ma perde il contrasto, Cardoselli e poi Piscopo cerca di tenerlo lontano, Chiosa che poi scivola, Piscopo rientra su Pellizzer, ancora Piscopo ed è ottima la chiusura di Crialese che strappa applausi, ma meglio per la formazione toscana per quanto riguarda i playoff. Qui Mota Carvaglio prende la mira sulla conclusione col sinistro, palla che si perde alta sulla traversa, ancora Scaglia, pallone di prima per Piscopo, poi Cardoselli prova ad inserirsi e il pallone che arriva tra le braccia di Chiosa, non vede la linea di passaggio, la vede poi per Iocolano, cross in mezzo di Iocolano, interessante, irraggiungibile per Mota Carvaglio, pallone lungo a cercare lo scatto di Varone, chiude Chiosa ma lo fa male, ancora Biasci, entra addirittura in area, rientra sul destro e la conclusione che si perde fuori, ottima l'idea di Biasci di rientrare sul suo piede forte e provare la conclusione a giro, bella, interessante, spettacolare, palla però larga, primo squillo di questo primo tempo è arrivato nel corso del 31esimo minuto, 27 dell'Entella. Prova a tornare su di lui Piscopo, poi Belli al cross di prima intenzione, Iocolano dalla parte opposta lo mette giù, la controlla molto bene, arriva il contro cross verso Mota Carvaglio e poi Caturano a deviare in rete, la posizione però era di fuorigioco, quindi tutto inutile, si dispera Iocolano da questa parte, aveva trovato la via del gol Sasà Caturano, sarebbe stato il nono in stagione, ma la sua posizione era al di là dei difensori della Carrarese. Si è alzata prontamente la bandierina dell'assistente signor Domenico Palermo a ravvisare la posizione di fuorigioco. Iocolano, bello servizio col tacco, Belli va al cross di prima, poi si coordina Ardizzone, che parata di Mazzini, ma questo era tutto bellissimo, il cross di Iocolano, la sforbiciata di Ardizzone e la parata di Mazzini, che occasione per l'Entella. Della Carrarese, arriva la traiettoria in mezzo, paio di maglie biancocelesti che vanno a terra ma c'è un fallo in attacco, il calcio di punizione per la Carrarese, mentre arriva la notizia del vantaggio della Robursiena, è arrivato il gol di Cianci al 56esimo minuto, Robursiena in vantaggio 1-0 sul Piacenza, è arrivata l'esultanza di tre quarti del comunale. Non c'è dubbio che i giocatori in campo abbiano capito. Paolucci serve Crialese, va lui al cross con il sinistro, non ci arriva Mota Carvaglio, poi Belli prova a inserirsi, Belli va al dribbling, poi la palla che schizza via e c'è ancora la segnalazione di fuorigioco, però la posizione di Mota Carvaglio era al di là di tutti, probabilmente arrivano le proteste adesso dei giocatori dell'Entella, tutta la panchina in piedi. Paolucci è uno dei più vivi a protestare. Era già poi Iocolano, Eramo va al cross, Eramo che va a creare più di un grattacapo a Mazzini che deve allontanare sopra la traversa, arriva così il terzo corner. Biasci si fa vedere, Caccavallo sulla linea dell'offside, Caccavallo va con il sinistro, palla fuori e rimessa dal fondo per l'Entella. Anche Caccavallo lamenta una deviazione, avrebbe voluto il calcio d'angolo, non è dello stesso avviso l'arbitro. Evita il dribbling Varone, altri applausi per lui. Mancosu, primo pallone per il 32, bella l'invenzione per Crialese, c'è la possibilità per l'Entella con la palla che però finisce tra le braccia di Mazzini. Giocata di Caccavallo che va a lanciare Bentivegna a pallone di prima intenzione verso Maccarone, ottima l'uscita di Paroni. In dribbling a Rosaia senza riuscirci, fallo laterale già battuto da Crialese, 1-2 con Mancosu che ha spazio,
Mancò Zubal, cross verso Eramo di testa, l'ha messa fuori, era in posizione regolare, ma non ha saltato. Poi Currarino, interessante l'apertura da parte opposta verso Paolucci che si è fermato davanti perché è stremato. Era in vantaggio però Rosaia. Di testa Chiosa, adesso Lentella chiaramente proverà il tutto per tutto, come sta già facendo da qualche minuto. Mancoso, la posizione regolare, Mancoso davanti a Mazzini, lo dribbla e segna il gol che potrebbe voler dire promozione, perché Mancoso era stato fissato per questo a gennaio e per questo oggi è entrato in campo per essere freddi nei momenti giusti, in quelli decisivi, in quelli che servono per decidere una stagione tormentata, lunga, incredibile, intensa, ma che potrebbe chiudersi nel modo migliore per i padroni di casa. Proprio al 44esimo minuto del secondo tempo è arrivato il servizio bellissimo di Currarino verso Mancoso. Mancoso davanti al portiere si chiedeva un guizzo al 32 ed è arrivato con una freddezza da giocatore di Serie A, perché bisogna dirlo, questa era una freddezza, è stato, se l'è giocata veramente da giocatore di due categorie superiori. Si è tolto anche la maglia, probabilmente arriverà l'ammonizione per lui. A Siena il risultato è sempre Robur Siena 2, Piacenza 0. Quando là siamo già al 90esimo. Paolucci la allontana e non ci pensa. Direttamente in fallo laterale. È finita. Un campionato incredibile che vede Lentella promossa direttamente in Serie B al termine di una stagione incredibile. La Virtus Entella chiude il campionato a 75 punti, uno in più del Piacenza, sconfitto quest'oggi sul campo della Robur Siena, e conquista la promozione diretta in Serie B senza passare dai playoff. Era l'obiettivo di inizio stagione, forse inizio stagione l'obiettivo anzi era diverso, era quello di partecipare al campionato di Serie B. Campionato dell'Entella, dopo la prima partita che era cominciata a settembre contro il Gozzano, ha visto uno stop forzato di due mesi perché non si sapeva ancora dove avrebbe giocato la squadra, se in Serie B o in Serie C. Poi è arrivata la conferma del campionato di Serie C e allora per tutta la stagione, fino praticamente ai primi di aprile, oltre a giocare alla domenica, l'Entella ha dovuto recuperare tutte le partite nel corso dell'anno, in settimana, giocando molte volte tre gare in una sola settimana. C'è stato un mese di marzo, mese difficilissimo, dove ha giocato addirittura 9 gare, 10 gare in un mese. Sono arrivati 4 pareggi consecutivi, 4 pareggi che hanno permesso al Piacenza, che invece stava vincendo in quel momento, di riportarsi sotto e di arrivare allo scontro diretto sotto solo di un punto, avendo vinto lo scontro diretto in trasferta, è passato avanti di 2 per 2 partite, è stato... ha mantenuto queste due lunghezze di vantaggio, poi all'ultima giornata conferma che questo è stato davvero un campionato incredibile, avvincente. È arrivato il controsorpasso con la Virtus Entella che ha chiuso questa partita vincendo per 1-0 con il gol al 44esimo del secondo tempo, dopo tantissimi tentativi, arrivato grazie a Matteo Mancoso che è andato a puntare Mazzini, l'ha dribblato e ha depositato in rete a porta sguarnita con una freddezza davvero di categoria superiore. È arrivato il gol che ha permesso all'Entella di effettuare il controsorpasso, di chiudere il campionato a quota 75 punti, diventando così irraggiungibile al termine della regular season, in prima posizione, in vetta davanti a tutti, e giocherà il prossimo anno il campionato di Serie B. Per il Piacenza arriveranno i playoff, così come per le squadre dietro come Pisa e Provercelli, che nonostante il risultato... Yeah.